da questo documentario è uscito fuori un ritratto in qualche modo di quello che è l'Italia oggi nel presente del 2010, in cui l'identità nazionale non è più un'identità che riguarda solo gli italiani, ma appunto il concetto di italiano va ridefinito perché grazie a Dio abbiamo le nuove generazioni che vengono all'immigrazione che compongono il nostro nuovo tessuto sociale. E quindi raccontandolo attraverso gli occhi degli adolescenti e si ha in qualche modo, credo, un'idea di quello che è il futuro prossimo di questo paese. L'identità è un concetto assolutamente dinamico, perché l'identità è una parola che ha a che fare con l'astrazione, poi calata nella realtà è un processo dinamico, soprattutto quando c'è una provenienza da un paese diverso. Quindi di conseguenza l'identità, l'integrazione, tutte le parole usate dalla sociologia, poi calate nella realtà, ovviamente passano per la crescita di un adolescente, per il conflitto soprattutto, per il conflitto che c'è all'interno del proprio nucleo familiare, nel caso di Nader, che è un egiziano che ha una fidanzata italiana, una specie di Romeo e Giulietta etnico, i genitori non vogliono che la frequenti. Nel caso del rumeno che si trova stretto, costretto dentro la scuola, un rapporto molto duro con la professoressa di italiano, oppure la ragazza bielorussa che invece ha una storia d'adozione. Quindi là la questione si complica. Quindi ecco, l'identità è un processo che riguarda la crescita nel quotidiano e si ridefinisce, è qualcosa di fluido. Dimmi, qual è il tuo problema se non vengo a scuola? Nessuno. Qual è il tuo problema se non faccio i compiti? Nessuno, il mio Allora, è il problema, il mio problema. Tu mi hai chiesto Quando qualcosa io a te? Mi hai trovato tuo fratello? Ma non mi hai ritrovato, mi hai ritrovato dopo 7 anni, perché comunque da quando sono stata adottata. Lui è davvero convinto che se gli mettiamo un cattivo voto perché è andato male e perché lui è un rumeno? Allora perché lei mette le note a buco, professoressa? Io? Sì, mette le note a buco! Ancora? Non ho tante ansie! E allora che è? Io non faccio più un cazzo, me ne vado a casa proprio. Tanto c'ho da fare. Che vuoi pensare sulle cose, no? Che dici a priori di pensare sì o no? Ma è vero che è un paese per vecchi l'Italia, i ruoli dirigenziali, i ruoli e appunto le paternità artistiche sono tutte affidate a persone abbastanza in su con gli anni. Resta il fatto che l'integrazione, cioè, secondo me la cosa importante è considerarla come una cosa che riguarda entrambe le parti, cioè non sono gli stranieri che si devono integrare, spesso sono soprattutto gli italiani che devono capire che il tessuto sociale sta cambiando e di conseguenza trovarne una ricchezza nel cambiamento, non una paura medievale del diverso. Ma la difficoltà avviene prima delle riprese. Là è la parte più difficile, perché ovviamente, essendo il contrario di un reality, cioè un reality è caratterizzato dall'esibizione di qualcuno davanti alla telecamera, quindi ha a che fare con la pornografia, semplicemente, i reality che passano in televisione. Qua invece doveva essere il contrario, le telecamere dovevano non esserci, pur essendoci. Di conseguenza, prima bisognava instaurare un rapporto interpersonale di fiducia con le persone che andavi a raccontare, spiegandogli che quello che si stava facendo lo si stava facendo insieme, che le telecamere dovevano scomparire e l'unica regola che loro avevano era che non dovevano guardare in macchina, proprio perché in qualche modo così tendevano a dimenticarsi della presenza del mezzo. Quindi quella sicuramente è stata la parte più difficile, quella in cui all'inizio gli si doveva spiegare che stiamo facendo un documentario e spesso la prima volta mi hanno risposto: ma che è il documentario è il leone che si mangia la capra, e dice no, qui è un po' diverso, insomma dobbiamo raccontare le vostre storie. Poi sicuramente io l'episodio che amo di più, non a caso l'abbiamo montato come terzo, è quello di Nader, del ragazzo egiziano, perché ha dei toni comici e dei toni tragici allo stesso tempo. Lì c'è stato una mattina in cui volevo riprendere lui che andava in moschea, era l'8 dicembre. L'8 dicembre da noi è l'Immacolata e se sta a casa a dormire. Gli egiziani si svegliano presto, gli egiziani, gli arabi, i musulmani, tutti quanti si svegliano presto e vanno in moschea. Quindi sono arrivato lì con la telecamera e il fonico, c'era Nader che stava dormendo e non ne voleva sapere nulla di alzarsi dal letto. E lì c'è stata una scena molto dura tra lui e la madre, una lite pesante che è finita con il pianto della mamma. E lì è difficile restare, insomma, bisogna essere assenti pur provando ovviamente compassione per quello che succede, però non si può intervenire. Sono 2 anni, io te l'ho detto prima, se uno sta in carcere 2 anni, uno si tiene la dente per finire questi 2 anni e poi... Capito, ma mo ammo io se mi cavo su altri italiani. Dammo, non nasce, non nasce, non muore. Cal mesi però, mentre ti capo, ah, te auguro un mese stanco, questo No, no. Presto, vuol dire che io passo la vita eterna e se frocio. Vivono quello di cui soffrono, ma sì, nel senso che poi io ho cercato, ovviamente, avendo a che fare con delle persone che poi per forza di cose in un film, anche se è un documentario, diventano in qualche modo personaggi perché racconti le loro storie, cerchi di non giudicarli mai e quindi di non prendere posizioni a monte su quello che stai per raccontare.
Di conseguenza un adolescente soffre, perché l'adolescente vive un periodo di lutto, perché fin dall'infanzia sta per diventare adulto, sta in una fase di limbo che è caratterizzata spesso dalla sofferenza, anche dalla grande sofferenza, e che riguarda tutto quello che concerne la quotidianità, la giornata. Di conseguenza vivono quello di cui soffrono, in qualche modo è una vita, nel momento in cui poi ho scelto di raccontarli, che riguarda i loro conflitti, e i conflitti portano per forza di cose sofferenza e anche conoscenza. Però importante non avere il punto di vista della, ovviamente il punto di vista alla Borghezio della tolleranza zero è qualcosa di clamoroso, di assurdo e di completamente folle, ma anche il buonismo a tutti i costi, no? La figura della badante buona, così è una visione superficiale di quello che è la realtà di oggi delle seconde generazioni o delle prime generazioni immigrate. Sicuramente, ripeto, passa attraverso quello che genericamente si può definire preparazione, cioè il momento in cui porti le telecamere il lavoro è fatto, devi iniziare solo a raccontarlo. La parte precedente è quella più delicata, perché portare due telecamere, spesso tre, un fonico e con un'asta e dei radiomicrofoni, per quanto riesce a ridurre la truppa a un numero di 3 o 4 persone, è sempre una cosa molto invasiva, perché tu puoi raccontare qualcosa che accade in quel momento, non qualcosa che ti hai scelto di far accadere, qualcosa che sta succedendo nella vita di quelle persone, e tu vai non solo a raccontarla, a riprenderla, a documentarla, e quindi serve la massima fiducia da parte loro. Gli intenti devono essere comuni. Io, prima di raccontare la storia dell'egiziano, io ai genitori e a Nader, che è il ragazzo, gli diceva: a me interessa questo conflitto che state vivendo dentro casa. Tu hai una fidanzata italiana, giustamente sei nato in Italia, hai 16 anni, hai gli ormoni che ti escono dalle orecchie, è giusto che te abbia una vita sessuale, tutto quello che vuoi, i tuoi genitori questa cosa non la sopportano, questo è quello che vado a raccontare, non altro, è questo, sia chiaro. Quindi a me interesserà, io monterò quello che riguarda questa questione. Una volta acquisita la fiducia, una volta acquisita la consapevolezza, il lavoro si fa insieme. Il pubblico cerca sempre qualcosa di più semplice, di meno complesso. Questo è il problema del documentario. Il problema adesso è la gente che va a vederlo in sala. Insomma, il film sta a Nuovo Olimpia, sta reggendo, però insomma è una sorpresa. Non è facile attirare gli spettatori con un prodotto del genere, che è in lingua italiana, bielorussa, rumena e egiziana. È pieno di sottotitoli e, per quanto c'è una narrazione ritmica e cinematografica, non è un prodotto destinato alle masse. Sarebbe bello che lo fosse, ce l'auguriamo tutti, però per le abitudini audiovisive che abbiamo non è propriamente così. L'integrazione di cinema e scuola è una cosa che, per esempio, in Francia avviene in maniera naturale. Il cinema è materia scolastica, gli esami di maturità tu porti la materia cinema. Tant'è che questo progetto di educazione all'immagine, che si chiama EduCinema, che poi è un progetto del produttore, Giorgio Valente, che ha prodotto questo film, in qualche modo è patrocinato dalla Francia, cioè noi seguiamo il programma francese. È un programma, tra l'altro, bellissimo, articolatissimo, monografico. L'anno scorso la monografia era sul colore, quest'anno era sul movimento di macchina, e tu fai realizzare agli studenti, è più un laboratorio che una lezione teorica. C'è prima una parte teorica e poi c'è una parte pratica in cui loro si divertono anche parecchio. E questo ovviamente è un punto di partenza, perché per esempio poi le scuole che sono state selezionate per questo progetto sono tutte scuole dell'Interland di Roma, della periferia, e lì è ancora più interessante. A me è servito sia come esperienza personale fortissima, ma anche come cavallo di Troia per entrare dentro la scuola, perché anche portare le telecamere dentro una scuola è una cosa difficile, è come entrare a girare in un carcere, è come entrare a girare in un veramente in un luogo chiuso con delle sue regole. Di conseguenza il fatto di avere il privilegio di insegnare a questi ragazzi di Ostia e poi di raccontarli e contemporaneamente di raccontarli sicuramente mi ha aiutato.